allora buongiorno, buongiorno a tutti eh, siamo qui per parlare di lobbies, lobbies. Eh, ed è con grande piacere che posso eh, introdurre Francesco Trebbi che è un nostro caro membro della comunità nazionale tra i molti che sono dovuti eh, o che hanno voluto andare all'estero quindi parte di questa grande diaspora di economisti che insegnano in mille posti e che è già stato riconosciuto con eh, lavori importanti e con eh, un ambito di ricerca che a mio avviso è particolarmente rilevante che è quello delle, delle lobbies. Allora io vorrei semplicemente introdurre trebi semplicemente facendo un attimo il punto sulla, sul perché studiamo le lobbies, perché è importante parlare di lobbies. Allora, eh, ovviamente le lobby sono un argomento che sono centrale in tutta, in tutta la scienza politica dal pluralismo in poi perché sono state classicamente viste dalla dottrina politica come una delle importanti voci della società, un modo in cui la società interagisce con la decisione politica. E, eh, le lobby hanno quindi da, da sempre, soprattutto nei sistemi liberisti, soprattutto nei sistemi più aperti, avuto un ruolo importante che è un ruolo molto articolato, il ruolo di eh, portare al sistema della decisione pubblica informazione, informazione eh, sulle scelte necessarie, informazione sulle preferenze, di attori sociali quali le aziende, però ricordiamoci non ci sono solo le lobby pubbliche, ci sono anche le lobby eh, private e, e, le lobby, e, e le lobby che sono eh, aggregazioni di gruppi di interesse oppure le voci di singole aziende. Io per esempio personalmente mi occupo di... Ehm, di lobby pubbliche a Bruxelles e quindi della voce, per esempio, di gruppi ambientalisti o di gruppi che rappresentano giovani o di gruppi che rappresentano antirazzisti, che quindi è un argomento molto diverso da quello di Trebi, che però contribuisce in qualche modo a rendere importante questo canale di connessione fra, eh, fra attori sociali e la decisione politica attori sociali che quindi esprimono il loro punto di vista fuori ma di fianco al sistema ovviamente del, del voto. Le lobby hanno nel corso dei, de, degli anni avuto un'immagine un che è un po' variata, no? per alcuni anni sono state viste come un fenomeno negativo, come una voce particolaristica, come un modo di togliere al pubblico potere decisionale, darlo invece in mano a, a gruppi di interesse che non necessariamente favorivano il pubblico. E quindi c'è proprio anche un discorso politico sul che cos'è il fenomeno della lobby, quanto è necessario. C'è invece chi dice che, e questo è un po' diciamo, l'orientamento più recente, che eh, il voto di per sé stesso non è sufficiente per mettere in collegamento la società e, eh, e la politica e che ci voglia invece una pluralità di forme di espressione, che sono i cittadini che deliberano in gruppi, eh, in gruppi così di, 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 di pressione. Pubblici, da che vanno dai comitati di quartiere alle organizzazioni istituzionalizzate di movimenti sociali, a tutta una serie di forme di, eh, di trasmissione no, della, del pensiero, della, eh, dei desideri, del, eh, de, delle espressioni di interesse sul, eh, sul, mondo, del, sul mondo della decisione politica. Ovviamente le lobby possono avere varie forme, possono essere eh, gruppi che aggregano settori oppure possono essere gruppi che aggregano invece eh, semplicemente eh, eh, poche importanti eh, aziende, possono rappresentare. Eh, possono rappresentare tipi di interessi molto articolati al loro interno, quindi le lobby sono esse stesse momenti in cui si forma, si aggrega il consenso, al loro interno c'è un dibattito eh, che poi porta ad esprimere un'opinione, un, un una, un, una pressione sulla decisione politica che è già organizzata, quindi funzionano non solo semplicemente come forma di pressione nei confronti della decisione politica ma anche come momento di chiarificazione interna, che cosa vuole un particolare settore, come quel settore si, inter si interfaccia. Ed è proprio per questo che, per esempio, a livello europeo eh, c'è un'estrema attenzione al, al mondo delle lobbies. Eh, il mondo europeo, per esempio, è un mondo dove la decisione politica è molto debole, è debole perché fondamentalmente gli stati sono forti e quindi il centro di Bruxelles è relativamente debole nella capacità di decidere e ha bisogno di decidere quindi con la voce degli stati ma anche con la voce degli attori sociali e le lobby sono questa voce degli attori sociali e il mondo appunto di Bruxelles per esempio è un mondo nel quale si cerca intenzionalmente di bilanciare vari tipi di lobbies. Per esempio nel mondo del, dell'ambientalismo sono importanti i partiti verdi, sono importanti le lobbies degli ambientalisti, eh, dagli amici della terra per dire a, a Greenpeace eccetera, sono importanti invece anche le lobbies private di, mh, non so, dei costruttori di... di di impianti solari o di tutte quelle aziende che, che, che sono importanti nel mondo dell'ambientalismo. Quindi c'è sempre una questione di bilanciare il pubblico e il privato, di bilanciare lobby che uniscono al loro interno settori molto frammentati, che li unificano oppure di, eh, di rappresentare industrie dove. Le aziende sono poche dove però hanno bisogno di sapere come interfacciarsi al settore pubblico. Pensiamo ad esempio alle lobby dei, dei costruttori di macchine, di automobili. Sono poche ma sono molto importanti. Quindi le dinamiche all'interno del mondo delle lobby sono dinamiche molto complesse, molto interessanti. Come si decidono queste aggregazioni? Come i vari settori si rappresentano al loro interno e si esprimono nei confronti della decisione politica? Queste sono alcune delle tematiche che vorremmo affrontare e che Francesco Trebbi è qui a raccontarci oggi. Quindi io finisco con questa breve introduzione e do senz'altro la parola a Francesco. Prego. Grazie Carlo. Ah. Um... può dare una mano qua magari. Ok, perfetto. Ok, uh, di nuovo grazie mille a Carlo per la, per la uh, introduzione molto istruttiva. Io sono uh, professore di economia alla University of British Columbia in Vancouver, in Canada, e uh, membro di diverse uh, comunità scientifiche, studio in particolare Uh, special interest politics che è il modo eh, come mai questa cosa sta andando adesso non lo so uh, scusa uh, e, uh, studiamo in queste comunità scientifiche appunto uh, problemi di uh, gruppi di interesse uh, okay. uh, avrei bisogno di un tecnico perché questo non dovrebbe succedere uh, una cosa che sta andando in automatico Comunque, eh, il tema generale è stato introdotto in maniera estremamente completa. Eh, vogliamo sapere esattamente come gruppi di interesse economico, eh, ma anche eh, non economico, eh, eh, influenzano l'attività politica. E l'attività politica eh, che eh, studiamo in maniera più precisa eh, nel mondo è quella americana, in realtà. Eh, quindi, purtroppo, oggi non vi darò informazioni su l'Italia, sull'Europa. La ragione per cui non lo posso fare è perché non ci sono dati precisi e io come economista empirico lavoro su dati e quindi vorrei lasciarvi oggi con delle informazioni precise, con delle regolarità empiriche che vi possano istruire un po' su come effettivamente questi gruppi di interesse privato influenzano le attività politiche e quali canali uh, questi gruppi usino. Uh, innanzitutto il tema di oggi è lobby, okay, che in italiano indica più o meno uh, questi gruppi di interesse, ma il termine lobbying in generale uh, è stato descritto in maniera abbastanza precisa da Carlo, si tratta di uno dei canali di influenza politica utilizzato dai gruppi di interesse privato, la comunicazione di informazione strategica da parte di imprese o settori ai politici, ma non è... L'unico metodo attraverso il quale i gruppi di interesse cambiano la policy che viene implementata dal governo. La lista è molto lunga e sono tecniche e eh, un armamentario estremamente completo. Uh, uh, oggi ne parleremo in, uh, in qualche dettaglio: c'è cioè lobbying, chiaro, poi ci sono anche donazioni elettorali private ai, private ai politici. Uh, in America queste sono legali e sono. Uh, disclosed, We, abbiamo informazioni precise su chi dà soldi a chi, e quindi una uh, schiera di uh, scienziati politici americani, di politologi, ha studiato queste donazioni e i loro percorsi e i loro effetti. Ma ci sono anche movimenti popolari, grassroots, qualcosa di legato alle attività uh, pubbliche politiche di cui parlava uh, uh, Carlo. Ci sono anche altri meccanismi, tra cui per esempio battaglie legali che vengono o minacciate o implementate da parte delle lobby. Se, per esempio, conoscete qualcosa riguardo la regolamentazione delle banche americane, sapete che il Dodd-Frank Act del 2010, che è questa massiccia revisione della regolamentazione finanziaria e bancaria americana, adesso è sotto forte pressione da parte delle lobby bancarie e anche uh, singole banche, Goldman Sachs, JP Morgan eh, e così via, di uh, uh, litigation uh, dopo l'implementazione della regolamentazione che complementa la legge. Cioè il regolatore americano si trova nella difficile posizione di uh, se passo questa particolare legge, questa particolare regolamentazione, JP Morgan mi può fare causa e può assorbire metà del mio budget solo perché devo assumere una pletora di avvocati per difendermi in tribunale uh, contro JP Morgan, Goldman Sachs e così via. Le lobby, i gruppi di interesse uh, uh, economico inoltre uh, fanno campagne uh, di advertising. Uh, sono coinvolte in testimonianze parlamentari costanti e fanno sentire la propria voce in tutte queste diverse uh, arene. Uh, parliamo allora di, della prima, della più importante, così uh, vi posso dare qualche dato, qualche informazione su cos'è il lobbying. Okay? E di nuovo l'enfasi qui è sull'America perché è l'unico paese nel mondo dove i dati sistematici sono veramente disponibili. Ok, allora lobbying è la comunicazione strategica di informazione, cioè il gruppo di interesse che assume qualcuno a Washington, particolarmente K Street che è una delle vie di Washington. Non so se siete mai stati nella capitale americana, ma le strade hanno i nomi di lettere e K, la lettera K, è la strada dove sono i lobbisti. Io Goldman Sachs, io JP Morgan, vado, assumo qualcuno con un bell'ufficio a K Street che conosce qualche politico, qualche congressman, qualche senatore, e gli comunico l'informazione uh, che voglio che sia ricevuta dal, dal, dal politico. Non sto parlando del, del congresso americano, la Camera e il Senato, ma ci sono, cioè, lo, ci sono livelli di lobbying a qualunque a, a, a qualunque dimensione del sistema politico americano, uh, sono, i regolatori i finanziari sono uh, uh, fortemente soggetti al lobbismo, uh, le, le varie uh, commissioni indipendenti per la regolamentazione delle comunicazioni, della, del farmaceutico, eccetera, sono uh, soggetti di uh, pesante lobbismo. Il lobbismo negli Stati Uniti è un'industria, un, un settore dell'economia di circa... A 3 miliardi e mezzo di dollari. Okay? Uh, e questo è solo a livello federale, ogni singolo stato ha dei lobbisti statali che sono regolamentati differentemente. Uh, nello stesso modo in cui voi avete lobbisti italiani che fanno lobbying alla Camera e al Senato in Italia e lobbisti europei che fanno lobbying a, a Bruxelles. Ok, quali sono le dimensioni di questo settore? Come dicevo, per gli Stati Uniti si può misurare in maniera abbastanza precisa. Uh, si tratta di un settore che negli ultimi uh, uh, 15 anni più o meno è uh, raddoppiato di dimensioni e questo già uh, vi, deve fare, uh, vi deve dare un po' di pausa perché l'economia americana non è raddoppiata negli ultimi 20 anni, perché l'inflazione è, uh, è stata al 3% per gli ultimi 15 anni, quindi questa è una crescita genuina di un settore in termini della sua importanza economica. Possiamo anche guardare le serie storiche per i, il numero di lobbisti che ci sono. Si tratta di circa 13.000 persone che sono ufficialmente registered lobbyists, re, lobbisti con una registrazione al, al Senate Office of Public Records. Okay. Uh, quali sono i settori economici che fanno più lobbying negli Stati Uniti? Well, non sorprendentemente, i settori più regolamentati. Guardate, il numero uno è i farmaceutici, queste sono aziende estremamente, uh, in, in, con, con ammontare di uh, investimenti fissi massicci e uh, uh, pesantemente regolamentate. Lo stesso uh, assicurazioni, uh, public utilities, quindi elettricità, eccetera, eccetera, uh, e uh, anche manifatturiero, eccetera. Quali sono i contratti? Possiamo andare addirittura a vedere i singoli contratti di, di, di eh, assunzione di questi lobbisti, perché il sistema americano è sufficientemente trasparente che ci consente di vedere chi assume chi e quanti soldi gli danno. E in questo modo noi scienziati o ricercatori possiamo acquisire informazioni sul valore, per esempio, di questo, di questo servizio. Uh, sulla, sulla colonna di sinistra, qui Vedete il nome della lobbying firm, dell'azienda, pensatelo come uno studio legale, però dove gli, le persone che lavorano lì, i professionisti che lavorano lì, non fanno servizi legali, ma fanno servizi di uh, intermo, intermediazione, di informazione tra il, il privato e il pubblico. Queste sono le ditte, uh, Swindler, Berlin, Patton Box, sono tutte grosse aziende che lavorano su K Street. E questi sono i clienti che li hanno, che li hanno uh, assoldati. Okay? Vedete il primo, non so se riuscite a vedere il pointer, ma uh, questo Obsessed Study Group. Obsessed è la traduzione inglese di amianto. Okay? Questo è uh, il gruppo per lo studio dell'amianto. Ora vi lascio immaginare chi sono. Okay? Potenzialmente avete due idee: sono quelli che vogliono sapere quali sono le conseguenze dell'amianto risposta sbagliata, sono quelli che cercano di difendersi dalle cause legali per i danni uh, uh, ai um, dipendenti rilevanti dal fatto che hanno impiegato l'amianto nella loro produzione o nella loro, uh, nelle loro strutture, eccetera. Quindi è una lobby di, di, di aziende che erano esposte a questa, uh, uh, cause legali. Uh, per, per, per contro gli, i danni prodotti dall'amianto e uh, assumono questa società per 30 milioni di dollari per un anno. Okay? Sono soldi, è un, è un bel contratto. La seconda qui che, che magari vi insospettisce, questa Mars, Inc, questa Mars Inc. sono i produttori della barretta Mars, la barretta di cioccolata Mars. Quelli della mia età le conoscono bene, le hanno mangiate molte. Vi chiederete come mai fanno così tanto lobbying. Allora, innanzitutto Mars Inc. è la prima società americana privata per uh, uh, assets, quindi è una società molto grossa ma è completamente privata, non è publicly traded nei mercati internazionali, ma molto più uh, rilevante per, uh, per il lobbying è anche una società che ha dei contratti molto importanti per uh, uh, disporre... Uh, uh, Macchinette per la distribuzione del cibo nelle basi militari americane. Quindi, se voi andate in una base americana in, uh, in Friuli o nel resto del mondo, voi troverete un sacco di questi uh, distributori automatici di, uh, di queste barrette, e queste, uh, queste sono legate all'attività dello Stato americano, valgono un sacco di soldi in termini di quote di mercato, perché comunque. Sono punti vendita per, per, per questo eh, che in America viene chiamato junk food, cioè cibo di scarsa qualità ma eh, molto calorico e, e loro ovviamente hanno interesse a contattare il governo americano e, e pagano circa 20 milioni di dollari in questo particolare contratto. Uh, a, a Patton Box che è un'altra firm molto grossa ma qui avete altri interlocutori interessanti per il governo americano se guardate la lista qui avete Boston University che assume questa ditta di lobbying in cui uh, fondatore uh, John Cassidy era un, un, uh, uh, un vecchio politico americano uh, l'Università di Boston è un'università un privata e ha fondi di ricerca gestiti uh, e, e assegnati dal governo americano uh, e quindi hanno interesse a fare lobbying. Se andate alla Università di Chicago uh, dove io ho lavorato, una delle uh, attività più importanti nel, nel Dipartimento di Fisica è la gestione del Fermi Lab che è un poco fuori Chicago e questo Fermi Lab è un uh, laboratorio di ricerca fisica. Uh, uh, di, 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 della fisica delle particelle che costa tantissimo, ha bisogno di un sacco di fondi pubblici e quindi fanno un sacco di lobbying su questo. Quindi questo vi dà un po' un panorama di quali sono uh, uh, le, le entità che sono coinvolte in questo. Okay? Uh, la, 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 la bellezza di avere questi dati disaggregati è che vi posso dare le traiettorie storiche delle attività di lobbying di vari settori americani. Uh, è interessante, per esempio, guardare cosa è successo alla lobby del tabacco. Non so se riuscite a leggere bene qui, ma avete le slide stampate molto gentilmente dall'organizzazione che incidentalmente è fantastica e la ringrazio in anticipo. E, uh, e dicevo, la lobby del tabacco ha una dimensione storica molto interessante. Se guardate. La serie storica parte dal 98 e arriva al giorno d'oggi, okay? E se vedete intorno al 98 c'è questo investimento in lobbying massiccio che raggiunge uh, uh, i, uh, i 100 milioni di dollari quasi in un anno. Vi chiederete perché c'è questo picco? Quello era il momento in cui in America si decideva sulle cause penali legate alle morti da uh, tumore ai polmoni legate al tabacco, okay? quindi massiccio scarico di risorse economiche per cercare di cambiare la legislazione uh, sulla, sul tabacco. Finita questa attività legislativa, il settore perde essenzialmente, perché la lobby del tabacco nel 2000 prende una mazzata pavorosa dal punto di vista legislativo e la loro attività di lobbying uh, si, uh, è molto limitata. Un'altra interessante legata uh, alla... In, parzialmente alla mia ricerca sulla crisi, è l'andamento la, del, lob, del lobbying da, da parte dei, uh, uh, um, di, dei, uh, di banche che uh, um, vendevano mutui sulla casa, essenzialmente. Questi sono i mortgage brokers and dealers e, e la loro dinamica, se notate, è una dinamica molto uh, 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 a forma di campana, che ha un picco intorno al 2005-2006. Se conoscete le dinamiche dei prezzi delle case americane sapete che quello è il momento di picco del mercato immobiliare americano, okay? dopo quello c'è la crisi essenzialmente, uh, prima la crisi americana che parte dal mercato immobiliare poi si estende al bancario e diventa una crisi finanziaria vera e propria e le loro attività di lobbying per il rilassamento della regolamentazione subprime uh, segue appunto questa dinamica. Le banche normali, Bank of America, Goldman Sachs, hanno una uh, distribuzione del loro lobbying che sembra molto simile alla dinamica storica aggregata del lobbying. Semplicemente ci stanno mettendo sempre più soldi dentro. Okay? Questi sono esempi interessanti che derivano dalla, dalla disaggregazione di questi dati che vi dicono un po' come si può studiare anche il fenomeno. Okay? Adesso, uh, vi ho dato informazioni sul settore in generale, cerchiamo di andare un attimo più nel dettaglio perché sarete interessati a, per esempio a sapere chi sono questi lobbisti. Uh, sarebbe molto interessante poter rispondere alle domande che sono state poste da, dalla, uh, da Carlo su, co, su cosa faccia il lobbismo, su quanta distorsione economica questo porti, ma è molto difficile arrivare a dare una stima precisa di questo. Uh, quindi devo essere più modesto, vi ho promesso dei dati, vi ho promesso delle informazioni precise, cercherò di parlare delle cose di cui vi posso dire con precisione uh, qualcosa. Adesso concentriamoci su chi sono questi lobbisti, uh, perché posso studiarlo, perché l'abbiamo studiato con uh, dei coautori a uh, uh, University of British Columbia, University of Chicago, eccetera. Allora, innanzitutto la definizione che abbiamo dato è di informazione strategica, perché vi chiederete voi c'è bisogno di informazione strategica. Dopotutto questi politici che vediamo non sono uh, dei geni della ricerca o dei geni dell'elaborazione di informazione, però hanno bisogno di informazione. Il tipico politico americano si trova davanti, ogni ciclo congressuale che dura due anni, 5.000 uh, articoli di legge da controllare. Okay? Quindi ha bisogno di informazione e ha bisogno di informazioni di tipi diversi. Okay? Ha bisogno di informazione sul valore qualitativo della legge, quali sono le conseguenze della legge, ma ha anche bisogno di informazione sulle conseguenze della legge nella propria costituzione elettorale. Perché dovete sapere il sistema politico americano è un sistema dove ci sono uh, collegi uninominali uh, singoli e quindi il politico ha una Uh, un, una, un legame molto forte con la realtà geografica che lo elegge, ma non solo geografica, anche economica. Quindi, se io sono un politico del Kansas ho una, una constituency elettorale che è essenzialmente agricola. Se sono un politico di New York sarà meglio che sia amico dei banchieri perché se no non c'è speranza che venga eletto. Okay? Allora uh, uh, questa informazione. Uh, che assume queste due dimensioni è una componente importante. Se chiedete a un lobbista cosa fa, questo lobbista vi dirà l'unica cosa che faccio è produrre informazioni per i politici, okay? che ovviamente è l'ultima cosa a cui voi pensavate quando siete, avete deciso di venire a sentire me. Non pensate a informazioni, pensate a distorsioni, a quid pro quo e a, essenzialmente alla cattura del sistema politico da parte delle imprese però i lobbisti non dicono questo, okay? Andate sul sito web dell'American Lobbyist Association e quello che vedete che ho tradotto qui per voi è che dicono ok, il lobbismo eh, essenzialmente i suoi elementi principali sono la ricerca e l'analisi di legge o proposte di regolamentazione, il monitoraggio e il reporting degli sviluppi legislativi, la frequentazione di sedute del Congresso, eh, il lavorare con coalizioni interessate allo stesso problema, educare eh, non solo i funzionari del governo, ma anche i dipendenti, i funzionari aziendali, in merito alle implicazioni dei vari cambiamenti legislativi. Il lobbismo rappresenta una componente legittima e necessaria del nostro processo politico democratico, perché le decisioni del governo influenzano le persone e quindi eh, delle informazioni devono essere fornite per aumentare la consapevolezza del governo. Ok, uh, qui c'è un'altra interessante uh, uh, dichiarazione di un famoso lobbista americano, Nicolas Hallard, che dice: Non vorrei e non avrebbe senso provare a devitalizzarmi un dente da solo e quindi mi affida un esperto, un dentista. E messi in questi termini, il motivo per cui le persone hanno dei consiglieri esperti lobbisti è perché hanno bisogno di informazione pertinente. Uh, quindi loro sono producono informazione. Okay? Questo è quello che il lobbista dice. Ora ovviamente qualcuno di voi potrebbe avere qualche dubbio legittimo. Quindi cerchiamo un attimo di scavare su quello che questi lobbisti facciano. Uh, innanzitutto i lobbisti producono informazione di tipi diversi, potrebbe essere informazione legittima, dicono esattamente cosa succede se... Uh, se una specifica, una specifica uh, medicina viene passata o no, però producono informazioni politiche. In realtà quello che i lobbisti fanno in termini di, di uh, produzione di informazioni è proprio questo: dicono a ciascun politico quali sono le conseguenze sul proprio elettorato locale delle diverse leggi. Quindi se io deciso di votare contro una legge che protegge. Uh, uh, i, uh, i debitori e sono in un, in, cui, in un mercato elettorale in cui molti dei miei elettori sono in crisi con il pagamento dei loro mutui, mi trovo in una situazione di difficoltà elettorale e questo si può dimostrare empiricamente è stato uno dei principali determinanti dei voti in congresso durante la crisi finanziaria. Quando i politici americani hanno votato per Prima la Foreclosure Prevention uh, Act e poi per il TARP, il famoso TARP, che è uh, una, la, una legge per, essenzialmente per il bailout di certe banche americane e per l'assorbimento da parte del governo americano di uh, 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 derivati finanziari che avessero le relazioni con i mutui e il mercato immobiliare, essenzialmente queste sono le determinanti del voto. Okay? Allora. Uh, questa visione idilliaca dell'informazione ovviamente non è la realtà, nel senso è una componente, è una parte, c'è cioè una componente di expertise, di informazione, ma non è la cosa principale. L'alternativa, e questa uh, potete uh, considerarla realistica, è che ci sia anche un ruolo per uh, le conoscenze interpersonali, nel senso che se una cosa è certa di... Uh, della figura del lobbista che sono importanti le persone che il lobbista conosce e le, per persone intendo i politici che il lobbista conosce. Okay? Allora, uh, innanzitutto, per darvi un'idea, nel 2008 ci sono un sacco, c'erano un sacco di lobbisti americani che erano uh, ex politici o ex assistenti di politici o ex uh, 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 commissari di uh, attività di regolamentazione. Ci deve essere una ragione per cui rispetto alla distribuzione della popolazione americana ci sia più concentrazione di questo uh, tipo di, di, di percorsi di carriera nel, uh, uh, nel lobbismo americano. Molti di questi erano repubblicani, uh, quasi altrettanti uh, legati ai democratici. Una cosa che si nota se guardate il mercato del lobbismo americano è che i lobbisti non, non si fanno remore a dichiarare la propria affilia affiliazione politica. Cioè si sa chi sono i lobbisti repubblicani e chi sono i lobbisti democratici, ma quello che questo vuol dire è che si sa chi sono i lobbisti che hanno connessioni ai politici repubblicani e connessioni ai politici democratici. Ok, quindi. Uh, io ho fatto una dichiarazione piuttosto forte che diceva che le conoscenze interpersonali sono fondamentali nel lobbismo più dell'informazione che comunicano, perché spesso queste persone sono avvocati, non sono tecnici farmaceutici o ingegneri fisici, questo ve lo posso dire perché ho guardato ai curricula di questi lobbisti. Ma ci sono anche modi precisi in cui empiricamente vi posso dire, ragazzi, i soldi veri nel lobbismo sono tutti nelle conoscenze che questi lobbisti hanno, nel loro network di politici. Okay? Questa ricerca l'abbiamo fatta con, con dei, uh, diversi colleghi uh, uh, e uh, in questa ricerca abbiamo appunto enfatizzato, enfatizzato il valore di queste conoscenze, quindi non la conoscenza ma le conoscenze di questi lobbisti. Un test simpatico che penso anche il, eh, il, 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 il tipico elettore mediano riesca a comprendere è questo consideriamo se è la, f, davvero l'informazione che un lobbista ha su un, su un tema specifico o le conoscenze del politico che contano per questo lobbista. I politici americani passano da un comitato a un altro e questi comitati hanno delle giurisdizioni in termini di argomenti estremamente diverse. Quindi uno può passare dall'agricoltura alla uh, ricerca scientifica aerospaziale semplicemente, uh, essenzialmente, per, per ragioni politiche. Allora io mi chiedo se un lobbista... Uh, che è connesso per, per relazioni passate, perché ha lavorato per lui con un politico, è davvero un esperto di un tema. Quando il politico si muove da un comitato a un altro, il lobbista dovrebbe rimanere su quell'argomento. No? In realtà, quando il politico si muove, il lobbista lascia tranquillamente l'agricoltura e segue il politico nel nuovo tema. Okay? Quindi, evidentemente, non è tanto l'informazione che il lobbista... Che determina il suo valore nel mercato, ma chi conosce. Ma fatemi fare altri esempi empirici interessanti. Questo grafico qua rappresenta essenzialmente una discontinuità temporale per un lobbista in termini dei suoi guadagni, dei suoi redditi. Lo posso seguire perché io ho informazioni su quanti soldi questi lobbisti fanno. Questo è un sottogruppo specifico di lobbisti. Sono quelli che avevano uh, lavorato per un senatore americano e poi sono andati a fare lobbisti. Okay? Il senatore americano a un certo punto nella sua carriera si, uh, va in pensione: cosa succede ai soldi che fa questo lobbista quando la persona principale con cui era collegato va in pensione? Ecco, questo è quello che succede. I redditi prima sono lassù, questo va in pensione, i redditi vanno laggiù, perde il 25% delle sue rendite annuali in termini di mercato. Okay? Uh, pensatelo in termini di. Uh, del totale delle parcelle che ha uh, percepito. Quindi evidentemente le connessioni contano, perché quando la connessione va via, il 25% del, del reddito di questi lobbisti sparisce. Questo è un altro grafico interessante. Questo è concentrato sui lobbisti repubblicani rispetto ai lobbisti democratici e traccia nel tempo il, il premio, il premio di, di rendite, il premio di, di costo uh, per un lobbista repubblicano. No, adesso io non so quanto sappiate della recente storia politica americana, ma quando Bill Clinton essenzialmente finisce il suo ultimo termine nel 2000, poi George Bush viene eletto praticamente per un uh, lancio di una monetina, perché era una gara elettorale estremamente, uh, uh, um, estremamente vicina, e uh, a quel punto lì uh, George W. Bush è al potere. Nel 2004 rivince e il congresso è completamente repubblicano. Poi nel 2006 la Camera passa ai democratici, il Senato rimane repubblicano. George Bush è solo uh, 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 deve essere rieletto. Nel, uh, scusate, uh, George Bush uh, esce di scena nel 2008 e quindi essenzialmente il potere dei repubblicani. Ha una parabola in termini di controllo del Congresso e della politica americana, dove il picco è quando controllano la Presidenza, il Senato e la Camera e poi progressivamente le perdono. Come vedete, questi sono i soldi che un lobbista repubblicano fa in più rispetto a un lobbista democratico. Nel tempo e segue questa parabola di potere in maniera estremamente forte. Quindi, essere un lobbista repubblicano quando i, i repubblicani sono al potere e controllano molto, dà un vantaggio dal punto di vista dei soldi che fanno questi lobbisti molto grosso, statisticamente diverso da zero. Quello intorno tratteggiate sono le, le, le bande di confidenza che ci dicono quanto effettivamente precisi possiamo essere su questo, su questo premio. Quindi, questo è un altro. Evidenza empirica abbastanza uh, non controversa di quanto valgano le conoscenze, perché questi sono lobbisti che dichiarano di avere conoscenze repubblicane e sono pagati perché conoscono repubblicani. Se le conoscenze contano, allora dovremmo vedere esattamente persone eh, di questo tipo in, in lobbying. A chi mi sto riferendo? Mi sto riferendo a un ex senatore americano, questo è Dennis De Consini che è un famoso lobbista adesso, fa una carriera storica prima nell'esercito e poi nel Senato, dei vari comitati uh, che sono uh, uh, stati di sua competenza e poi diventa un lobbista. Questa è una tipica carriera di quello che viene chiamato un lobbista della porta girevole. Questi sono i lobbisti meglio pagati, sono i lobbisti che erano prima... Uh, membri del congresso o avevano lavorato per membri del congresso e sono le persone che producono questi risultati nei dati essenzialmente. Okay? Allora queste persone sono le persone che hanno le conoscenze, che hanno un network politico che possono utilizzare e influenzare. Ci sono anche uh, revolving door, porte girevoli, in Italia. Questo è Vittorio Grilli lo conoscerete senz'altro, un, un accademico, poi ha lavorato al Credit Suisse, poi è diventato ragioniere generale dello Stato, direttore generale del Tesoro, ministro dell'economia, quindi un cursus honorum politico molto, molto buono e adesso lavora a JP Morgan. Okay? Non necessariamente come lobbista, però è una figura molto simile ai uh, lobbisti della porta girevole che vi ho appena illustrato. Okay? Adesso voi vi chiederete ma come fai a sapere tutte queste cose sul lobbismo americano? E la realtà è che c'è una giurisdizione molto precisa su questo in America e la, la mia speranza è che presto qualcosa del genere si faccia in Italia perché non sappiamo assolutamente niente di cosa succede in Italia e è un problema perché i canali di influenza politica dovrebbero essere monitorati in maniera precisa dagli elettori e trasparenza in questo senso aiuta. Ok, qual è l'informazione che abbiamo? Noi abbiamo informazioni su chiunque a, uh, barra non, uh, non dichiararsi lobbista e quindi potenzialmente essere uh, perseguito legalmente, ma comunque abbiamo informazioni su chiunque sia, uh, tra, sia praticamente uh, assoldato, parli con politici e impieghi più del 20% del proprio orario di lavoro in attività di uh, uh, di eh, contatto con i politici e relazioni con i politici. Quindi questi sono i 14.000 lobbisti che si sono ufficialmente registrati. Quando si è registrati come lobbista si deve riportare la propria attività, si deve riportare chi eh, ci sta pagando e per cosa. Questa è la tipica lobbying registration form che trovate in America e che potenzialmente potremo avere in Italia ci dice, non so se riuscite a leggere, ci dice che questa lobbying firm qui, che si chiama Strom Williams and Associates, è stata assunta dall'Associazione californiana di viticoltori uh, e uh, ha assunto queste due persone, Nancy Williams e Anita Brown, e l'ha assunta per fare lobbying su questa specifica legge, che è la legge 134 del 2004. E uh, uh, sul tema generale di TRD, trade, commercio internazionale. Okay? Quindi queste sono informazioni abbastanza precise sull'attività di influenza politica da parte di un gruppo di interesse privato, i viticoltori californiani che producono i vini in Napa Valley, Sonoma, eccetera e uh, su cosa. Sfortunatamente è incompleta, non sappiamo chi stanno contattando. Sarebbe interessante sapere chi sono i destinatari di questa attività di lobbying. Sappiamo chi paga, sappiamo uh, uh, su cosa, ma non sappiamo chi è l'obiettivo di questa attività di lobbying. Quindi anche l'America ha dei dati imprecisi, però è lo stesso un passo avanti rispetto a Bo, che è la, la, più o meno l'ammontare di dati che abbiamo per l'Italia. ok. Uh, Lasciamo, lasciamo perdere forse questi dettagli specifici perché vi voglio dare altre informazioni sui dati, però, se volete andare attraverso un po' i dettagli della legislazione americana, per, per, per le ho messi nel, nelle slides. Okay? Adesso un'altra cosa particolare dell'America che uh, potenzialmente uh, uh, interessa a quelli che sono uh, uh, cittadini preoccupati sulle distorsioni politiche. Si parla di campagne elettorali, si parla di politica. Una cosa importante sono i contributi. Okay? In Italia i contributi sono per lo più pubblici, quelli privati sono veramente in maniera uh, parziale monitorati. In America i, i contributi privati sono grossi, sono monitorati. Ve ne posso parlare in maniera più precisa. Okay? Allora, innanzitutto, in termini di unità di grandezza in dollari, i contributi elettorali sono sono minori rispetto a quanto si spende per lobbying in America, in lobbying si spende circa uh, 4 miliardi di dollari, in contributi elettorali si spende circa 400 milioni uh, per un ciclo congressuale, quindi un, di, un ordine di grandezza inferiore. La ragione per cui uh, questi uh, contributi sono minori è che sono Uh, di nuovo pesantemente regolamentati, ma anche perché sono molto visibili. Uh, sono molto visibili perché tracciano in maniera precisa il, uh, chi paga e chi riceve i soldi, quindi, se Goldman Sachs dà soldi uh, a Chuck Schumer, che è un senatore di New York, io so esattamente quando e quanto è stato pagato, sfortunatamente non so per cosa, che è un po' un problema perché. Uh, uh, si, si vorrebbe sapere esattamente cosa comprano questi soldi, se comprano qualcosa, okay? perché ovviamente se chiedete a una, a una lobby loro vi diranno che loro danno i soldi a un politico preciso perché quel politico gli piace, però questa cosa qua è difficile da separare sul fatto che te dai i soldi ai politici, il politico fa qualcosa in cambio di quei soldi e questa cosa a te piace. Che è un po' il problema dal punto di vista concettuale, che molti scienziati politici hanno. Vi vorrei poter dire esattamente qual è l'ammontare di distorsione che questo porta, ma di nuovo non lo so, non lo sa nessuno, purtroppo. Okay. Tanto per darvi un'idea di quanti soldi ci siano nella politica americana, però, vi porto un po' di statistiche per la campagna elettorale presidenziale nelle ultime elezioni. Si è speso circa uh, 1 miliardo e 400 milioni di dollari, è la campagna elettorale più costosa di sempre, uh, equamente divisa tra uh, Barack Obama e eh, i repubblicani. Per il Senato si spende un sacco di soldi lo stesso, adesso non so quanto uh, sappiate della, delle dinamiche politiche americane, ma il Senato uh, viene rinnovato solo in parte a ogni ciclo congressuale, quindi solo 33 senatori sono eletti ogni due anni, quindi il Senato ha praticamente una struttura sovrapposta di rinnovamento, lo stesso si sono spesi 700 milioni di dollari all'ultima elezione, per la Camera si spendono più soldi, ci sono solo 100 senatori rispetto a 435 membri della Camera, ora considerate che gli americani sono 300 milioni, e Pensate a noi che abbiamo invece 60 milioni e più del doppio dei uh, politici in Parlamento, ma questa è una, una breve parentesi. Uh, so, questo è quanto si spende alla Camera, circa 1.100 milioni di dollari. Uh, uh, scusate 1 miliardo e 100 milioni di dollari. Certi congressi uh, uh, sono più cari di altri, certi, centi, certi distretti congressuali sono più costosi di altri. Se, uh, se, alle, a cercare, se cercate di vincere essenzialmente rappresentanza a New York vi costa un sacco, uh, in posti un po' più isolati meno, quindi a New York circa 12 milioni di dollari sono stati spesi nel 2008 per, per il per Congressional District No. 20. Per il Senato il Senato è molto più caro per, per, perché rappresenta uno Stato, circa 40 milioni di dollari in Minnesota. Uh, non so se conoscete, ma uh, Al Franken è stato eletto per un, per un margine molto piccolo lì e ha speso un sacco di soldi veramente, questi sono soldi privati per lo più. Uh, chi paga? Come prima vi ho fatto vedere gli sforzi economici delle varie lobby in termini di spesa per informazione, questi sono soldi direttamente dati ai politici, uh, come vedete ci sono i pensionati che danno un sacco di soldi, avvocati. Uh, me, membri del settore finanziario e, uh, e anche altre, uh, altre uh, attività economiche, tra cui i lobbisti stessi. I lobbisti stessi spendono un sacco di soldi per capita in termini di contributi elettorali perché rafforzano il loro network politico essenzialmente. Uh, allora, anche questa uh, parte del sistema politico americano è molto diversa da quello che abbiamo in Italia, in Italia uh, questo tipo di regolamentazione è molto meno trasparente, in America sappiamo esattamente chi paga quanto uh, uh, e ci sono anche forti limiti per, per, uh, per, la, per i contributi elettorali americani che adesso in realtà sono stati rimossi progressivamente dalla Corte Suprema. Recentemente c'è questa sentenza molto importante della, Banca, della uh, Corte Suprema, la sentenza uh, McCutcheon, che ha praticamente ridotto i limiti, uh, che, uh, scusate, eliminato i limiti ai contributi elettorali in termini di numero di politici a cui si possono dare soldi. Essenzialmente la politica americana si sta muovendo nella direzione di Garantire maggior accesso a risorse finanziarie nelle elezioni. Ci saranno molti più soldi nella politica americana nelle prossime elezioni che mai nel passato. Uh, e di nuovo, a, a vostro beneficio, nelle slide trovate informazioni specifiche su quali limiti siano stati rimossi e quanti soldi adesso nella politica americana ci possiamo aspettare. Allora, questa, uh, la, la, la montagna di soldi che c'è già nella politica americana uh, è paradossalmente piccola rispetto al valore delle politiche economiche che il governo americano implementa. Il governo americano è uh, uh, miliardi di miliardi di dollari, qui si sta parlando di 400 milioni di dollari, in termini relativi è minuscolo. Allora, questi soldi sono troppo pochi e molti ricercatori si sono chiesti perché questi soldi siano po troppo pochi. Quindi, uh, incluso me stesso, abbiamo cercato di capire esattamente perché uh, questo sia avvenuto. E quindi, questa è una nota un po' più positiva: una ragione per cui questi soldi sono troppo pochi è che gli elettori hanno altri modi di influenzare i politici, che è attraverso il proprio voto. Paradossalmente questo aiuta i gruppi di interesse privato. Se io sono un'azienda e ho molti dipendenti, il mio peso in termini di distorsione delle politiche economiche del governo è maggiore, perché ovviamente non solo do soldi e informazione, ma porto voti. Provate voi a andare contro Walmart in Arkansas. Arkansas è lo Stato dove Walmart impiega più dipendenti e è stato fondato. È impossibile. Non c'è bisogno per Walmart di dare contributi elettorali al senatore dell'Arkansas o di fare lobbying. Il senatore dell'Arkansas viene da Walmart e gli chiede cosa deve fare. Questa evidenza empirica si trova nei dati e eh, la dimostriamo in una serie di articoli se siete interessati. Ora io ho pochi minuti, quindi cerco di andare attraverso uh, questi, uh, questi uh, risultati in maniera più... Uh, più veloce possibile, però potete essenzialmente fare due conti sul valore di questi voti in questa slide. Nella slide 37 trovate esattamente. Quali sono i numeri che fanno sì che l'influenza politica di questi gruppi di interesse abbia senso dal punto di vista economico? Cioè, questi 400 milioni di dollari non spariscano a confronto di quanto il governo spende perché ci mettete anche il valore di tutte queste altre attività che considerate parte del portafoglio di influenza politica del settore, eh, dei, dei vari settori economici e, e, e delle lobby? Ok, quindi uh, adesso siamo passati all'ultimo uh, uh, canale di influenza che è attraverso i voti. Ci sono gruppi di lobby non necessariamente economiche che lo usano in maniera massiccia. Molti di voi saranno, uh, avranno familiarità con la lobby delle armi americane, ma anche la lobby dei difensori dei diritti alle armi, la National Rifle Association, la NRA è questo, questa lobby, questo gruppo di interesse. La, il vantaggio dell'Enarei è che muove un sacco di voti e influenza un sacco di politiche, specialmente quando si parla dei voti dei politici americani del sud, uh, del sud degli Stati Uniti. Questi movimenti che vengono essenzialmente dal basso verso l'alto sono molto importanti negli Stati Uniti, ma sono uh, alle volte essenzialmente pilotati dalle aziende. L'Associazione Nazionale del Manifatturiero Americano ha un programma che costa 3.000 dollari l'anno, che se uno sottoscrive praticamente loro mandano automaticamente email ai dipendenti delle aziende dicendo quello che stanno facendo i politici americani che li rappresentano in congresso contro le loro aziende e quindi mettendo a repentaglio il loro posto di lavoro perché di questo si tratta. Uh, e, uh, questo servizio. Uh, essenzialmente ha influenzato una uh, larga parte del, uh, dell'elettorato nel manifatturiero nel Midwest americano, pensate a Michigan, Illinois, eccetera. Okay. Uh, ovviamente questo tipo di influenza dal basso verso l'alto viene sfruttato dalle lobby in maniera alle volte quasi illegale, possono dichiarare di avere il supporto elettorale di molti voti anche se non lo hanno. Qui ci sono due esempi simpatici di quello che si chiama astroturfing. No, astroturfing è praticamente l'erba sintetica a confronto di quello che invece è il movimento popolare vero, che in America viene indicato col termine di grassroots, che sono, è l'erbetta fresca della primavera. Allora, questa, questa erba sintetica, qui sono un, un paio di esempi. The National Smokers Alliance, l'associazione nazionale dei fumatori americani, che sembra questa pletora di uh, uh, fumatori. Uh, politicamente attivi, invece erano tre lobbisti su K Street che lavoravano per Philip Morris che mandavano lettere false ai politici americani sotto uh, nomi fittizi, facendogli credere che c'era un sacco di elettori che volevano uh, rilassare questa legislazione sul, uh, sul fumo. La Save Our Species Alliance, che sembra. Cioè, Salvate le nostre le specie eh, in estinzione. Sembra un'associazione eh, ambientalista, ma in realtà era pilotata da magnati del, del legname e dell'allevamento per rilassare clausole al, a questa legge ambientalista del 2006. Quindi c'è un sacco di attività anche che cerca di catturare in maniera eh, quasi illegittima eh, questa, questa, questo processo di influenza politica. Come ho detto prima ci sono altri canali, il principale, quello di cui dovremmo essere più preoccupati è il canale legale, cioè le cause civili intentate da banche e dal settore finanziario in genere contro il regolamentazione, contro il restringimento di provvisioni per la solidificazione, consolidazione delle banche. Uh, ma ce ne sono altri, ok? Purtroppo non ho molto più tempo quindi uh, 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 non, non, non posso approfondire. Comunque, in generale direi che il, il tema che ho cercato di affrontare è quello dei meccanismi di influenza politica legati al lobbying. Uh, uh, se c'è un messaggio con cui vi volevo lasciare è che uh, è bello saperlo riguardo l'America, ma come italiani vorremmo saperlo riguardo il nostro paese, o almeno riguardo l'Europa. La cosa ridicola è per esempio che questi dati non ci siano in Italia, forse meno ridicola ma è equivalentemente inutile dal punto di vista dell'analisi statistica è che a Bruxelles ci sono dei dati ma sono praticamente rivelati in maniera volontaria dalle lobby, quindi immaginatevi voi che interesse ha una lobby a rivelare i propri dati in maniera che non sia strategica e quindi sicuramente questa è l'area in cui in termini di politica economica molto di più potrebbe essere fatto. Okay. Uh, concludo qui. Grazie mille, ecco, grazie. grazie Francesco Cesco Trebbi per questa interessantissima presentazione. Possiamo eh, ricevere alcune domande, quindi, eh, qua ce n'è una. Buongiorno professore, proprio le ultime sue battute mi eh, inducono a chiederle, lei aveva, ha, ha iniziato premettendo sono un economista empirico quindi lavoro su dati, io invece le volevo chiedere proprio a livello di percezione in questo senso, mentre scorrevano le slide mi sono ricordato di un commentatore di cose italiane che osservava proprio come l'Italia nel 1948 faceva la sua prima, il suo atto fondativo, che è la, negli stessi anni in cui l'Italia... Approvava la Costituzione della Repubblica, gli Stati Uniti avevano già addirittura un codice delle lobby, quindi diciamo come dire, i modelli di democrazia, eh, la distanza culturale è piuttosto sensibile. Io que proprio questo volevo chiederle: cioè anche come docente che quindi dal Canada però è, è un europeo e un italiano, l'Europa innanzitutto è messa un po' tutta allo stesso modo rispetto al fenomeno delle lobby: Francia, Germania, Inghilterra probabilmente si, si avvicina sì, sì. più al mondo anglosassone. E poi eh, esatto, quindi proprio da economista che studia anche il contesto culturale, i, diciamo, i dati empirici poi si basano su un contesto culturale. L'Europa cosa ha? Un atteggiamento più ipocrita nel senso che è il luogo, il vecchio continente, i partiti storici, la politica per il bene comune, quindi ha diffidenza ad accettare il concetto che a me apparirebbe normalissimo che gruppi di interesse fanno come dire, pressione per raggiungere risultati che ritengono comunque meritevoli di tutela. Quindi io, tra l'altro, ri, ripeto così, da, 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 da persona attento anche ai modelli di democrazia e allo sviluppo della, della, del sistema, dei sistemi democratici, direi che fondamentalmente il concetto della trasparenza mi sembrerebbe il, come dire, il binario fondamentale per, per questo tema. Però ecco, diciamo che la, la domanda è piuttosto sulla, come sua percezione e conoscenza se l'Europa a questo atteggiamento ipocrita o invece c'è una classe politica piuttosto furba che con, com, sa che conviene tenere come dire, occulto il fenomeno perché dietro le quinte si gestisce e forse si guadagna meglio. Grazie. Eh, ma rispondo brevemente. Eh, sì, l'Europa è generalmente poco trasparente su questo fenomeno. È un problema, eh, secondo me, per gli elettori europei che dovrebbero sapere. Eh, non so quali siano le ragioni storiche o istituzionali che lo portano, però sappiamo qual è una best practice che, che è là fuori. Non è necessariamente perfetta, però sicuramente si può fare qualcosa. Ora, purtroppo non so se è una cosa di uh, isteresi istituzionale oppure una scelta precisa da parte dei politici italiani europei che non vogliono che si sappia con chi parlano. Uh, questo non, non lo so, cioè non l'ho studiato, non lo so, però so che l'informazione sarebbe utile. E sarebbe bene averla. Uh, sul resto mh, è difficile. C'è un'altra domanda, prego. Parto proprio dall'ultima affermazione che avete fatto. L'informazione è utile. Io non riesco a percepirla questa utilità. Cioè, vengono dati, vengono spesi delle cifre a 9 zeri per fare un'attività di informazione. Probabilmente vengono spese per altre cose che non ci viene detto. Ci avete fatto vedere il trend del, dell'attività di lobbying delle banche. Cioè, se, voi avete detto segue il trend. Eh, però nel 2009 le banche hanno avuto una forte crisi, mm -hmm. quindi presumo che hanno ridotto tutte le attività, mentre la lobbying è continuata a crescere lievemente. Quindi voglio dire, la trasparenza su cosa? I vantaggi quali sono di queste informazioni? Per gli elettori? Per beh, i cittadini? Per i cittadini, sì. Eh beh, essenzialmente, essenzialmente, prima di tutto, penso ci sia un po' di confusione tra le due tipi di banche che ho fatto vedere. Ci sono quelle che riguardano i mutui e quelle delle banche commerciali. Cui Mi nomi... riferisco alle banche commerciali. Esatto. Voi avete detto, semplicemente hanno seguito il trend. Sì. Però nel 2009 le banche hanno tagliato moltissimo dei loro budget, esatto. e mentre per le lobby hanno continuato, in un momento di difficoltà in cui hanno ricevuto dei soldi dallo Stato, in cui c'era una dialettica... E hanno continuato a fare lobby? Cioè, no, hanno, hanno, increment hanno incrementato in un momento in cui c'era una dialettica, su cui c'era bisogno di trasparenza. Cioè lo Stato americano invece di comprare le banche le gli ha dato dei soldi e, e, e li ha salvati, no? Quindi voglio dire, in un momento di difficoltà di, di mercato, loro hanno continuato a spendere in un'attività, io presumo in modo non chiaro, cioè, sono state tagliate tutte le altre spese, invece in lobbying hanno continuato a spendere. Quindi ecco. sì, c'è trasparenza, ma per dire cosa? Eh... Ah no, beh, le, che, quali siano le conseguenze di questo? Eh, eh, qual, eh, qual, quali sono le conseguenze? Eh Dunque, no, ma... Io... Cioè, da un certo punto di vista è la domanda più difficile da fare, quante distorsioni questo fenomeno porti, no, però senza dati che, non si risponde che, a quello eh, sì. la domanda è questa qual è l'utilità dei dati, perché ci cioè, avete raccontato uno scenario che è quello che io presumo che ci sia in Italia dove è, dov è, dov è stato il vantaggio della trasparenza Beh, eh. Cioè, noi diciamo attiviamo, ecco io sono un cittadino mi attivo per la trasparenza quali saranno i vantaggi della trasparenza? Se il risultato è questo, io presumo che quello che c'è oggi in Italia, non più o meno sarà. No, la ma io sono, sono, sono contento, se questo, uh, ha, se questo prova quello che lei pensa, di già va benissimo. però ci sono delle cose abbastanza sorprendenti nei dati di cui magari lei non poteva essere a conoscenza, tipo uh, non lo so, le, i tipi di contratti che queste aziende uh, firmano e chi, ti, chi, per, chi, uh, chi uh, paghino e quali connessioni le persone che vengono. Quindi ci sono, si possono ricreare i network dei politici in base ai lobbisti con cui interagiscono, si può avere informazioni su chi incontrano, si può avere informazioni su quanti soldi le persone che fanno lobbying danno ai vari politici e quindi ricostruire... Eh, cioè, quello che voglio dire è che non posso dire esattamente che questi 200 milioni di lobbying dati dalle banche hanno prodotto... Una distorsione della politica fiscale americana di 300 milioni, questo non lo posso dire perché è una domanda estremamente difficile a cui rispondere, però il modo in cui si può arrivare a dare quel numero è solo se uno ha i dati. Okay? Se invece eh, continuiamo a dire Ok, penso più o meno questo sia vero, cioè ci sono i soldi in politica, allora eh, la ricerca finisce lì in un certo senso e anche il cittadino non ha. Non ha modo di dire, ah, politico X ha avuto eh, contatti con i lobbisti bancari per tre mesi e ha ricevuto eh, 100 milioni in, in sussidi elettorali da questo. Queste secondo me sono informazioni che l'elettore vuole conoscere. L'elettore vuole sapere se il politico che sta votando, eh, a cui sta dando il voto, ha, ha ricevuto soldi da, un, da una special interest group o un altro. Non, non pensa sia interessante saperlo? Le piacerebbe a lei sapere che il politico per cui lei vota, uh, magari lei lavora nel settore che dire, della manifattura, uh, è essenzialmente comprato dal settore uh, dei servizi e magari non la rappresenta in maniera precisa? Queste sono tutte cose che i dati possono aiutare, uh, uh, possono essere utili per gli elettori, ecco. Cioè io vorrei proprio solo rapidamente continuare un attimo su questa tematica che mi sembra interessantissima, quindi abuso un secondo del mio privilegio di chair, e dopo ci sarà quell'altra domanda. Però ehm, per continuare un secondo, a me sembra eh, interessante appunto, raccogliere dati per i motivi che sono stati detti. Eh, però anche per un altro motivo e, e il motivo è questo, quando noi abbiamo parlato di a, a, astroturfing per esempio, abbiamo parlato quindi del creare eh, come dire pressione sociale che non esiste e rappresentarla al sistema politico no? e inventarsela, no? e, e ci sono esempi di questo tipo, li troviamo anche in Europa, io mi ricordo per esempio recentemente ho sentito di questo gruppo che si chiamava Citizens for Nuclear Energy cittadini per l'energia nucleare e hanno pagato due poveri pensionati, li avevano messi davanti a Sellafield che è un reattore, un reattore nucleare e questi erano lì in teoria a sostenere l'energia nucleare perché va bene per l'ambiente e perché dà lavoro. No? Ovviamente era una, una, una questione di immagine falsa e fatta da, eh, da un'azienda di, di lobbying. No? Va bene. Allora, eh, noi però non abbiamo un modo chiaro per distinguere quelle che sono operazioni d'immagine, quelle che sono gruppi di pressione della popolazione vera e quelle che sono lobby commerciali, non ce l'abbiamo. Però ci, eh, non è facilissimo, nel senso che si possono travestire in vari modi. Quindi il problema a me sembra di fondo diventa anche un problema di questo tipo. Che tipo di, ehm, eh, di eh, accountancy, di, 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 di accountability, di, di registrazione di queste informazioni vogliamo. Più abbiamo informazioni, più come, eh, come cittadini e come pubblico possiamo agire. No? Quindi è importante avere le informazioni, è importante anche aggregare le informazioni, che è quello che uno scienziato sociale fa, cioè ci dice quali sono i settori, dove sono i settori, cosa succede. C'è un altro problema, e, e, e concludo, e l'altro problema è, è questo. No? Quando noi aggreghiamo queste informazioni, no? noi facciamo un'operazione che è quella di usare lo Stato per controllare in qualche modo il settore pubblico. No? E, e questa quest attività ha vantaggi e ha svantaggi. A livello europeo, per esempio, hanno sempre deciso di non farlo. No? Quindi abbiamo due sistemi, uno che chiamo... Lo chiamiamo accredi, di accreditation no? e l'altro di non accreditation. Perché, per esempio, l'Europa non vuole fare eh, quel lavoro molto puntuale di, eh, di, 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 di documentare le lobby, i flussi finanziari, eccetera? Perché? Per vari motivi. Ma uno dei motivi, per esempio, è quello di dire: noi vogliamo un settore. Di eh, movimenti sociali, di cittadini, che sia flessibile, che produca buone idee e che le canalizzi al sistema pubblico. Se noi cristallizziamo tutto, facciamo un sistema di raccolta di informazioni magari puntuale, però anche molto complesso, legalmente eh, documentato, finanziariamente eh, preciso, rischiamo di tagliare fuori l'informazione che viene da settori di popolazione che non sono quelli delle lobby, che non sono quelli diciamo più. Eh, più potenti no? e quindi proprio per avere questo dinamismo noi vogliamo ricevere informazioni da gruppi piccoli da gruppi grandi, da gruppi eh, diciamo eh, istituzionalizzati da gruppi meno istituzionalizzati questo tipo di argomentazione è magari discutibile e anzi senz'altro discutibile però io lo, lo voglio menzionare qui per dire eh, quanto il settore sia complesso quanto l'informazione oggi sia una merce costosa Marce Costosa, che eh, una volta lo Stato si, si comperava, che adesso in uno Stato sempre più piccolo non è spesso disponibile e che ci vuole che è necessaria. Ed è necessaria e può venire da varie fonti, può venire dalle aziende, può venire da gruppi cittadini, può venire da movimenti sociali, può venire da, da partiti, e, e però è importante sapere da dove viene, cos'è e come funziona. E questo è il lavoro di un, mi sembra, di, un, di uno scienziato sociale. Eh, volevo solo dire questo rapidamente proprio per fare anche un po' il caso dell'Europa che è molto vicino a noi dove abbiamo un sistema come appunto diceva eh, Francesco che è, è molto lassista, no? è un sistema in cui fondamentalmente c'è una cosa chiamata The Transparency Initiative, dove tu vai sul sito web, dici quello che vuoi e fondamentalmente dichiari di aderire ai valori costituzionalizzati a livello europeo rispetto a so, di questioni di genere o di razza, eccetera, e poi hai accesso al processo di lobbying. Eh, però questo non va tanto bene, è meglio invece avere un sistema, a mio modo di vedere, molto documentato, molto preciso, molto studiato. Però vorrei solo eh, scusarmi per questo breve intervento e dare la parola anche alla sì. prossima. Sì, si sente. Eh, mi è venuta una piccola idea riguardo a quello che è l'Italia, dove non c'è nessuna legislazione chiara per le Ultimamente si stanno creando moltissime fondazioni, soprattutto a livello di politici. Queste fondazioni dovrebbero avere un bilancio chiaro e dovrebbe essere della cassa, del cassaforti, diciamo così, dei contributi. Mi domando se cominciando dai bilanci delle fondazioni in qualche maniera si possono intravedere questi interessi lobbistici che in qualche maniera riguardano i politici. Sì, sicuramente le fondazioni o anche. Uh, le varie associazioni cooperative, mas mascherate come attività diciamo da movimenti di base o comunque eh, sono strumenti di lobbying usati in Italia in maniera massiccia. Mi piacerebbe poter dare dei dati su questo, ma qui si parla di assumere un esercito di assistenti di ricerca che vanno a, a re recuperare uno per uno i dati non solo sui bilanci, ma anche le identità dei membri dell'amministrazione, che spesse volte sono affiliati politici, politici che non hanno avuto successo, uh, e, o politi, aspiranti politici, eccetera. Quindi c'è questo network di, uh, come posso dire, di interessi uh, politici uh, non opachi che in Italia è uh, pervasivo è dappertutto e, e nessuno sa esattamente quanto questo produca che si infiltra nelle uh, società pubbliche, si infiltra nel, nella gestione del, uh, di public utilities, eccetera. Io sono della CGL di Bolzano e partecipo volentieri sempre a questo convegno. E io voglio apprendere un paio di punti. Uno che ha detto il professore prima, il problema delle distorsioni. Che anche noi, purtroppo in Unione Europea, eh, ci vengono addosso e ci viene da pensare gravemente. E uno è il bene comune, perché è questo qui è il senso diciamo, di questa, questo tipo di conferenza. Voglio fare un esempio pratico su come io ho capito e di poco ho anche studiato queste cose qui. Noi in Europa, almeno un paio di anni fa, quando studiavo ancora in sociologia, Dicevano che erano 220 i lobbisti ufficialmente riconosciuti e accettati. Nel frattempo dicevano ma ormai in Bruxelles ce ne sono migliaia, io non sono più aggiornato. Però prendendo l'esempio del caso del tunnel del Brennero si capisce no, su come funzionava o come funziona ancora il sistema dei lobbying. E prendendo l'esempio pratico... Da quanto ne ho capito, a quanto ne ho studiato questo caso, eh, il progetto è stato fatto circa 20-30 anni fa. No? Il, eh, il eh, come si chiama il, eh, il tunnel del prendero che dovrebbe collegare Innsbruck con Bolzano. E questo progetto è stato fatto allora anche in parte dagli ambientalisti perché dicevano. Non si può eh, trasportare tutti quanti i camion, eccetera, eccetera, che creano un, un danno ecologico spaventoso andando su e giù per la montagna. Bisogna collegare un, un sistema razionale dal nord Europa a Amburgo e Berlino fino a Palermo, in modo che tutti quanti i camion venissero tolti dalla strada e caricati sul treno e fin qua va molto bene. Cioè, All'origine c'è un progetto secondo me abbastanza accettabile, perché evitare i camion eh, nessuno può dire di no, eh, razionalmente. Però oggi come si prospetta la situazione? Sette anni fa a Bolzano c'è stato un convegno organizzato dal CGL Scusi, e questo... Prego. Sì, sì, ma è un dato fondamentale. Eh, è molto importante, c'erano professori di Trento, di Verona e di eh, Bologna che hanno dimostrato con dati alla mano, non ideologiche o altro, che hanno detto che il grosso del trasporto non si muove più da Amburgo a Palermo, ma si muove dalla Baviera fino al nord Italia, l'80% del trasporto, per cui già cade completamente la motivazione. Allora chiaramente questi dati qua non li vuole riconoscere più nessuno. Perché nel frattempo, cosa è successo? Che tutto il trasporto che, è, eh, che interviene oggi dall'est del mondo all'ovest, non viaggia più su navi di 100-200 containers. Deve riassumere la sua domanda. Sì, adesso riassumo privissimo. Eh, ma viaggiano i container su navi che caricano dai 2.000, 5.000, 10.000 container alla volta. E questi qua, gli economisti politici di economia, di razionalità, capiscono quanto una mucca della domenica. Perché ci vorrebbe una settimana solo a caricare, scaricare 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 container da Palermo per caricarla a, a, per arrivare al nord eh, dell'Europa. Questo è il punto. Allora, i politici e i lobbisti... Sanno aggiornarsi ai tempi che corrono o non sanno aggiornarsi. Io sono stato un mese fa all'aquila me vengono gli obisti, però L'Aquila è ancora lì dopo cinque anni di terremoto, ancora tali quali come lo era allora. Allora benvenga i posti di lavoro, benvenga gli investimenti pubblico, se volete, però non si può vedere uno. Realtà di questo genere qui con le distorsioni e le contraddizioni esistenti oggi. Okay. questo mi dispiace Grazie. molto. Grazie sì, che allora, mi avete ascoltato. Sì, sì. No, ma c'è un tema interessante in quello che ha, che ha detto alla fine: uh, cioè come è possibile se c'è tutta questa informazione, che politiche economiche così distorte vadano avanti, la realtà è che l'idea che uno può avere del processo di lobbying è che tutte le voci siano più o meno rappresentate. E quindi sia quello delle località uh, del Trentino che quella del, del, che hanno fatto lobbying per le infrastrutture e l'investimento siano rappresentate, che sia la lobby dei consumatori uh, e dei, de, delle persone che depositano in banca, sia le lobby delle banche siano rappresentate. Ma in realtà nel 90% dei temi di politica economica c'è un gruppo di interesse forte che fa un sacco di lobbying e tutto il resto. Tace. Se guardate il lobbying su banche in America, che è un argomento che io studio uh, da diversi anni, le uniche uh, a fare lobbying sulla riforma bancaria americana sono le banche stesse. Quindi il consumatore americano o, se volete, anche l'investitore straniero non ha nessuna forma di rappresentazione in questo processo. Tutta l'informazione viene da una parte sola. Okay? Quindi non vi dovete sorprendere se poi la politica va in una direzione sola perché l'informazione viene solo da quello e uh, questo è il problema di distorsione: cioè non c'è mai un bilanciamento di voci nel 90% dei casi. Il lobbying è una dimensione, viene da una voce: solo il gruppo che ha o benefici concentrati o perdite concentrate fa lobbying, gli interessi diffusi. In termini di, per esempio, costi diffusi, le tasse uh, o piccole perdite in termini di uh, valore del consumatore non sono rappresentati perché non si ha, È un problema di azione collettiva. Quando ci sono grosse perdite si fa il lobbying. Se siamo i tassisti e c'è Uber che viene a prenderci uh, quote di mercato si fa il lobbying. Ma il cliente di Milano che prende taxi una volta al mese, non fa lobbying sui taxi. In realtà la voce politica precisa è quella dei tassisti che non vogliono più concorrenza, perché ovviamente chiunque vuole più rendite per sé. Cioè, io sono un economista, questo è il modo in cui noi pensiamo. Se i, 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 le persone vogliono più soldi, okay? ma fa, il sistema deve essere istituzionalmente creato in maniera da non avere questi sbilanciamenti, così che anche il consumatore che magari non ha incentivi privati a organizzarsi politicamente, lo stesso non venga tartassato e debba aspettare un'ora per prendere un taxi a Milano e poi venga presentato un conto che è tre volte quello che paga a Chicago per la stessa distanza. Perché io ho vissuto in entrambe le città, effettivamente e a Milano ti spennano. E eh, cioè, quella è la mancanza di concorrenti. Per dire, cioè, questo, è, questo è il processo di lobbying, è un processo che è sbilanciato. Le conseguenze non le posso, non posso dire il numero preciso, però ho un'idea che ci siano, uh, se mi date un po' più di dati e magari due o tre giornalisti un po' più in gamba che facciano delle ricerche di giornalismo investigativo, magari si può arrivare anche a risolverle questa situazione. Tutto lì. Ecco con questo, con questo ultimo intervento, io. Eh, ma forse c'è un, ancora una rapida domanda e poi finiamo. Sì, rapidissima io le chiedevo come è conciliabile il sistema democratico col sistema delle lobby quale mh, difesa ha il cittadino nei confronti dell'informazione visto che non, mh, non accede al sistema delle lobby la maggior parte dei cittadini ma sono di pochi sono gestite da pochi da una minoranza che, che ha tutto l'interesse a che il voto sia rendato in un modo o nell'altro Beh, eh, eh, sì, eh, il problema è che ci dovrebbero essere le fonti di informazione precisa per i politici che, siano, uh, che non siano uh, distorte. Che producano informazione che non è distorta come quella che producono invece i gruppi di interesse privato. Uh, ora. Il cittadino non ha incentivo per. Ah, quello che voglio dire è che è, è completamente razionale per un cittadino non essere completamente informato su qual è. La, la miglior forma di regolamentazione delle banche perché è un argomento noiosissimo. Però siamo quasi andati tutti a gamballaria perché questa regolamentazione era troppo lassista negli Stati Uniti. Quindi ci vuole qualcuno che provveda informazioni ai politici che non siano le banche, ma che rappresenti in maniera oggettiva quello che succede davvero in quel settore e agisca diciamo, a, a nome del cittadino. Questi tipo di attività non esiste quasi, ci sono dei, dei tentativi anche in Europa, ma è ancora all'infanzia, quindi forse quella è la direzione che si dovrebbe prendere. Ecco, allora con questo ultimo intervento io concluderei e ringrazio Francesco Trebbi. Se ci sono ultimi punti Grazie. venite qua.